arrivano le linee guida sulle festività dettate dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico al Governo per impostare il DPCM che sostituirà il testo in scadenza il 3 dicembre. Cenone di Natale Capodanno, sì, ma al massimo in 6 e soprattutto con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti avere avuto contatti con potenziali positivi. Evitare baci ed abbracci sempre, anche quando si entra in casa. La messa di Natale potrebbe essere vietata e si valuta l'ipotesi di anticipare la celebrazione di un paio d'ore. Regole anche per tutta l'Italia. Per quanto riguarda gli impianti sciistici, potrebbero aprire dopo il 20 gennaio, ma solo in assenza di un nuovo picco di contagi. Unica eccezione ammessa riguarderebbe il coprifuoco, che potrebbe essere a tempo. Per i giorni di festa, infatti, potrebbe essere revocata. Sarà davvero minima, avvertono gli esperti. Con il limite forse spostato alle 23 o anche addirittura solo alle 22.30. Nulla è ancora deciso, ma si punta ad una mini estensione per consentire un ampliamento dei percorsi di vendita e aumentare gli orari di disponibilità dei negozi al fine di evitare gli assembramenti. Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.352 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 222.803 tamponi eseguiti. Il giorno precedente i contagi erano stati 29.003. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 827 morti, per un totale di 53.677 dall'inizio della pandemia. Diminuiscono di 64 unità le terapie intensive, sono 3.782 in tutto, mentre sono 354 in meno le persone ricoverate negli altri reparti Covid, 33.684 in totale. Il ministro Speranza ha modificato la suddivisione dell'Italia in fase per contrastare la diffusione del coronavirus. Da domani la Lombardia, il Piemonte e la Calabria non saranno più zone rosse ma arancione. Area gialla per Liguria e Sicilia. Restano in zona rossa Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta, Campania e la provincia di Bolzano.